Cristo, Redento salvato. Smettila, basta. Veloci! Veloci! Avanti! Fate in fretta! Che legge violiamo credendo in Dio? Per quale motivo arrestate noi cristiani? Forza! Muoviti! Entra! Senza mandato ci arrestate arbitrariamente! Infrangete la legge invece di applicarla! Tappati la bocca! Esci! Andiamo! Mamma! Dai! Ciao, Serena. È tardi, perché il pastore non ha... Io ho avuto difficoltà a venire. Tanto così. Ascoltate, ascoltate tutti! È successo qualcosa! Che c'è? Che è successo? È successo qualcosa? Ieri a mezzanotte, mentre stavo andando a letto, ho sentito come un cane che abbaiava. Mi sono affacciata alla finestra, indovinate cosa ho visto? Che cosa? Dici, i miei vicini che credono nel lampo da Levante sono stati arrestati! Oh, come può essere? È stato terribile, come se fossero arrivati dei banditi. Anch'io l'ho visto. Oh, no. Ero appena arrivato alla porta d'ingresso e dei poliziotti armati hanno circondato la casa di Zhang Min. I poliziotti armati hanno fatto irruzione impugnando le pistole. Hanno perquisito la casa e arrestato le persone. Come se arrestassero un super ricercato. Abbiamo poliziotti armati. Avevano delle pistole. È opera del PCC. Gliele puntavano contro il rame. La persecuzione è spietata. In Cina il Partito Comunista è al potere ed è diventato difficile credere in Dio. Da quando è al potere, il Partito Comunista perseguita i credenti. Durante la rivoluzione culturale, molti cristiani sono stati perseguitati a morte. È andata così. Dice che ci ha costretto ad abbandonare le chiese domestiche. O non avremmo mai aderito alla chiesa delle tre autonomie. Sì, è andata così. Sì, esatto. Hai ragione, fratello. Sì. Conosco molta gente delle chiese domestiche arrestata e messa in prigione. Il PCC ha arrestato i credenti del Lampo da Levante senza alcuna pietà. Sono stati i più perseguitati. È vero. Ci sarebbero persino ricompense per gli informatori. Ricompense per gli informatori? Ricompense, sì. Certamente sono state arrestate molte persone della Chiesa del Lampo da Levante. È più sicuro credere nella Chiesa delle tre autonomie. Credere nel Signore in una chiesa domestica, specialmente nel Lampo da Levante, è troppo pericoloso. Lo sapevo. Lo so. Ho sentito che il Comitato Centrale ha emesso molti documenti segreti. L'obiettivo è attaccare il Lampo da Levante. Il loro slogan è: non deporremo le armi finché loro non saranno eliminati. Il Partito Comunista Cinese sembra deciso a mettere al bando il Lampo da Levante. Ma io non capisco perché il governo comunista perseguiti e arresti soprattutto i credenti del Lampo da Levante. Sì, perché? Se non lo sai, ora te lo spiego. Negli ultimi anni i membri del Lampo da Levante hanno diffuso il Vangelo, rendendo testimonianza del ritorno del Signore sotto forma di Dio Onnipotente, che esprime la verità e svolge l'opera di giudizio degli ultimi giorni. Buone pecore capigregge di varie religioni e denominazioni hanno ascoltato le parole di Dio Onnipotente. Sono convinti che sia la voce di Dio e sono seguaci di Dio Onnipotente. Hai visto che col tempo sempre più persone accettano il Lampo da Levante? Sì, hai ragione. La chiesa del Lampo da Levante si è sviluppata in fretta. Come può il governo comunista cinese non allarmarsi? Beh. Sì, certo. Se il Lampo da Levante continuerà a diffondersi e a rendere testimonianza, in molti crederanno in Dio Onnipotente. E forse accetteranno Dio Onnipotente numerosi seguaci di altre religioni. Anche molti non credenti lo accetteranno. Come può il governo comunista cinese non avere paura e non vedere il Lampo da Levante come bersaglio del suo giro di vite? Sorella Zhao dice la verità. È un'insegnante, ha esperienza, è ben informata e sa andare dritta al cuore delle cose. Sei molto gentile. Non è un bene che così tante persone credano in Dio. Il governo comunista cinese deve preoccuparsene tanto. Già, ben detto. Forse non hai una visione chiara. Che tipo di partito è il PCC? Che partito è? È un partito politico ateo. E di cosa ha più paura? Di cosa? Che la gente comune creda in Dio. Giusto, penso anch'io. È questo che teme.
Pensateci. È così. Se tutta la gente comune credesse in Dio, chi crederebbe nel PCC? Ah, sì, nessuno. A sentirvi parlare, sembra sia davvero così. Come riuscite a comprendere così chiaramente tali questioni? Come ci riesco? Io ho letto alcune parole di Dio Onnipotente. Hai sentito? Perciò riesco a capire certe cose. Tu hai accettato il lampo da Levante? Io l'ho esaminato e studiato, ma non ho osato accettarlo. È l'unico modo. Scommetto che non oseresti farlo. Se accettassi il lampo da Levante, la scuola dovrebbe licenziarti. Certo. Giusto. E non solo verresti licenziata, un giorno potresti essere messa in prigione. Sì, bisogna stare attenti. Sì. A dire la verità, io ammiro molto chi crede nel lampo da Levante. Diffondono il Vangelo e rendono testimonianza di Dio in ogni circostanza. Non importa quanti siano stati arrestati, loro continuano a diffondere il Vangelo. Sì, sono instancati. Su questo punto non abbiamo modo di paragonarci a loro. È vero. Cosa c'è da ammirare? Penso che i membri del Lampo da Levante siano degli stupidi. Praticare in segreto a casa propria, con fervore, non basta. Sì, infatti. Escono sempre a diffondere il Vangelo. Per questo il PCC li arresta. Sì, esatto. Possono diffondere il Vangelo e rendere testimonianza di Dio quando cadrà il Partito Comunista. Che fretta c'è? Giusto. Hai ragione. Al momento il Lampo da Levante, con la sua testimonianza, ha scosso tutta la Cina continentale. I suoi membri sono stati perseguitati e arrestati dal governo del PCC. E tutte le chiese domestiche, anche le chiese delle tre autonomie, sono state coinvolte. E il PCC ha già chiuso o demolito alcune chiese. A causa di ciò, le nostre chiese delle tre autonomie non avranno un periodo tranquillo. E tutto per i problemi creati dal Lampo da Levante. È colpa dei membri del Lampo da Levante. Se non testimoniassero Dio e non diffondessero il Vangelo, il PCC non attaccherebbe la fede religiosa così ferocemente. Giusto. E noi non dovremmo essere così cauti nella nostra fede. Sì, anch'io penso così. Abbiamo creduto nel Signore, nella Chiesa delle tre autonomie, senza sforzo e senza fastidi. E il giorno in cui il Signore tornerà, verremo portati nel Regno dei Cieli. È fantastico. Lo è davvero. Infatti. Sì, è bello. Credetele. Finora è andata bene, diffondendo il Vangelo e testimoniando Dio. Hanno infranto il nostro sogno di fede nel Signore. È giusto. Credendo nel Signore, cerchiamo solo un po' di pace e sicurezza. Sì. Con il PCC che opprime e arresta i cristiani così freneticamente, i membri del Lampo da Levante diffondono il Vangelo come sempre. Non finiranno nella bocca del leone. Sì. È così. Causano il loro stesso Sorella male. Sorella Chen, non possiamo parlare così. Nei tempi antichi, per testimoniare il Signore Gesù, i suoi seguaci vennero perseguitati e arrestati dal governo romano e dai farisei. In molti morirono per il Signore. La sofferenza per motivi di giustizia equivale a buone azioni. Sì, quelle erano azioni giuste. Ora, i membri del Lampo da Levante, nonostante le persecuzioni da parte del PCC, diffondono il Vangelo e testimoniano che il Signore è tornato. Questa è fiducia. Questo è coraggio e comprensione. Sì, è vero. Questo è vero. Sì, è vero. Vedendoli rendere testimonianza, come mi sento? Due parole. Mi vergogno. Sì. Alcuni dicono che il Lampo da Levante ci ha coinvolti e ci ha causato problemi. Che penserebbe il Signore se udisse queste parole? Cosa penserebbe? Sì. Fratello Lee, hai parlato a favore dei membri del Lampo da Levante? Sì, esatto. Sì, l'ho fatto. Cosa dobbiamo concludere? Forse che hai accettato il Lampo da Levante? Se l'avessi accettato, avrei aderito alla chiesa del Lampo da Levante. Starei ancora qua? A dire il vero, sto studiando e osservando il Lampo da Levante. Cosa? Tu stai studiando e osservando il Lampo da Levante? Cosa studiando? Tornando sull'argomento, sento che il fratello lì dice il giusto. Il Signore Gesù disse: ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Che belle parole. Tutti crediamo in Dio, ma i membri del Lampo da Levante abbandonano tutto, si mettono la croce sulle spalle e seguono Dio. Stanno vivendo le parole del Signore e non si preoccupano per le loro vite, seguono l'agnello. Ma noi? Nessuno di noi l'ha fatto. È vero. Sì. Non mi piace quello che dite. Con il PCC che perseguita la fede religiosa, quanti oseranno rischiare la vita per seguire il Signore? È giusto. Non solo non l'abbiamo fatto noi, neanche i pastori e gli anziani l'hanno fatto. Sì, sì. Non siamo stati gli unici. Ma i membri del Lampo da Levante l'hanno fatto. Seguitano a impartire insegnamenti sul Signore e a renderne testimonianza. Hanno diffuso in tutta la Cina il Vangelo del Regno di Dio Onnipotente.
Loro si guadagnano la lode di Dio. Sono confusa. Ehi, fratello sì, Zeng, dal tono della tua voce sembra che tu abbia accettato il lampo da Levante. L'hai fatto. Oh, come potrei osare? Veramente? Mia moglie si lamenta sempre da quando ha saputo che sto studiando il lampo da Levante. Se ne entrassi a far parte, chissà che trambusto si solleverebbe. Sì, ha paura che se credessi nel lampo da Levante verrei messo in prigione. A dire la verità, anche a me preoccupa quello. Il PCC resta senza pietà. Ciò nonostante, io credo che il lampo da Levante sia la vera via. Ho pregato il Signore. Quando verranno circostanze migliori, lo accetterò di certo. Ma se il PCC non facesse arresti per questo, l'accetterei anch'io. Forse anch'io l'accetterei. Noi abbiamo scelto di praticare la nostra fede nelle tre autonomie perché temiamo le azioni del PCC. Non direste che è come trascinare un'esistenza facile e vergognosa? Vergognosa. Dobbiamo pregare di più. Se è così, possiamo pensare ancora che il Signore verrà e ci porterà nel regno dei cieli. Non basta pregare nelle chiese. Sento che è improbabile che la nostra fede nel Signore, all'interno delle tre autonomie, lo sta disonorando. Disonorando il Signore? Come puoi dire questo? Come puoi? Pensateci. Tutti noi crediamo in Dio. Come mai quelli del lampo da Levante sono fiduciosi e noi invece no? Perché loro osano rendere testimonianza di Dio e noi invece non osiamo? Quelle persone osano accettare il lampo da Levante. Perché allora nessuno di noi ha coraggio e fiducia? Forse ha ragione. Dice, sta dicendo. Purtroppo non è così semplice come sembra. È vero. Giusto. E dopo aver studiato il lampo da Levante, ho capito che loro mangiano e bevono le vere parole di Dio. Lo Spirito Santo è all'opera e Dio li benedice. E questa è la differenza. Sì, sì. Forse è questa. Noi non abbiamo fiducia né rendiamo testimonianza come fa il lampo da Levante. Ma dobbiamo rendere gloria al Signore in ogni cosa. Giusto. Se finissimo in prigione con le famiglie distrutte, potremmo ancora definirle tali. Direi di no. I miscredenti riderebbero di noi. Non renderebbe gloria al Signore. È vero, ha ragione. Esatto. Giusto. Sì. Secondo me dovremmo praticare la nostra fede nelle tre autonomie. Almeno non verremmo arrestati e messi in prigione. Sì. Se credessimo nel lampo da Levante, verremmo arrestati e messi in prigione. Per non parlare dell'avversità, il PCC potrebbe torturarci a morte. Non ne verrebbe la pena. Sì, la fede del Signore non è ricerca di pace e sicurezza. Amen. Il Signore è amorevole e misericordioso. Sa che siamo di bassa statura morale e perdona la nostra debolezza. Quando il Signore verrà, certamente ci accoglierà nel regno dei cieli. E noi dovremo credere alla promessa del Signore. Amen. Dobbiamo crederci. Da ciò che dite sembra che ci siano delle cose che non avete chiare. Dobbiamo avere una corretta autovalutazione nelle tre autonomie, nella fede nel Signore. Sì, molto. Direste mai che la chiesa delle tre autonomie è una chiesa? C'è da chiederlo. Se non è una chiesa, che cos'è? Sapete perché il PCC non perseguita i credenti delle chiese delle tre autonomie? Perché? Il regime satanico del PCC controlla le tre autonomie e anche i sermoni e i raduni. Sono sorvegliati dal Dipartimento del Fronte Unito per il Lavoro. E chissà se il Signore riconoscerebbe come chiesa la chiesa delle tre autonomie. Perché no? Non sono riconosciuti coloro che invocano il nome del Signore. Esatto. Giusto. La chiesa delle tre autonomie l'hanno fondata discepoli mandati dal Signore? No, niente affatto. È stato il Dipartimento del Fronte Unito per il Lavoro del PCC. Il Signore può riconoscere una chiesa fondata da Satana? È una chiesa possibile. La chiesa delle tre autonomie istituita da Satana? Non lo so, non l'ho mai sentito prima. Secondo il Partito Comunista Cinese, chi come noi si arrende a Satana e aderisce alle tre autonomie non crede veramente in Dio. In pratica, il PCC non ci sta sorvegliando affatto. Coloro che il PCC ammira di più sono i membri del Lampo da Levante. Perché il governo del PCC teme soprattutto una chiesa in cui è all'opera lo Spirito Santo, che possiede la verità e testimonia Dio. I membri della Chiesa delle Tre Autonomie non sono perseguitati, eppure è una chiesa piena di secolarismo, poiché segue le tendenze del mondo senza l'opera dello Spirito Santo. Noi che crediamo qui nel Signore entreremo nel Regno dei Cieli. Sì, giusto. Non si può esprimere la verità e parlare dell'Apocalisse nella Chiesa delle Tre Autonomie. Come conseguire verità e vita così? Sì, giusto. Sì, sì. Sta dicendo la verità. Onestamente, una persona come me capisce tutto, ma non ha il coraggio di accettare l'opera degli ultimi giorni di Dio Onnipotente. Come potrei essere condotto nel Regno dei Cieli? Stiamo sentendo.
Appena penso a queste cose, spesso prego il Signore confessando i miei peccati, chiedendo la sua misericordia. Nelle tre autonomie noi crediamo nel Signore, non nel PCC. Se sopporteremo e ci atterremo al nome del Signore, Egli non ci abbandonerà. Giusto. Sì. Anch'io la penso così. Ha importanza dove si pratica la propria fede. Perché complicare le cose? Secondo giusto. Me, sorella Leo, io la pensavo esattamente come te. Poi ho letto ciò che il Signore Gesù ha detto nella Bibbia. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Amen. Amen. Ho pensato che l'ingresso nel Regno dei Cieli sia soggetto a condizioni. Per entrare nel Regno dei Cieli serve più dell'attenersi al nome del Signore e del radunarsi in qualche posto. Mm. Ci nascondiamo nelle tre autonomie e non osiamo diffondere il Vangelo e testimoniare il Signore. Direste che questo è agire secondo la volontà di Dio? Al ritorno del Signore avremo i requisiti per essere portati nel Regno dei Cieli. Detto ciò, ho qualche altra parola da aggiungere. Non è per niente facile essere portati nel Regno dei Cieli. Durante questo periodo di studio e osservazione del lampo da Levante, ho più chiare alcune cose. È un momento cruciale per accogliere l'arrivo del Signore. Se non sentiamo la voce del Signore, non seguiamo le orme di Dio e non partecipiamo al banchetto delle nozze dell'Agnello, non entreremo nel Regno dei Cieli. Pietro una volta disse: «Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio». In questo c'è un profondo mistero. Un profondo mistero? Quale mistero? Sì, quale? Le parole di Pietro si riferiscono all'opera compiuta quando il Signore ritorna per esprimere la verità e per giudicare e purificare le persone. Le persone che odono la voce di Dio, che vengono al cospetto del trono di Dio, verranno per prime sottoposte al giudizio e saranno purificate. Chi segue l'agnello vivrà delle avversità, certo, e sarà rifiutato dalla sua generazione. Sì. Questo è l'adempimento del testo tratto dall'Apocalisse. Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada, e nulla vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Si evince che soltanto coloro che sono nel libro della vita dell'agnello avranno un posto nel Regno dei Cieli. Io credo che i membri della Chiesa di Dio Onnipotente, che sopportano le persecuzioni del PCC e che sono in grado di seguire risolutamente Cristo e di rendere testimonianza di Cristo, debbano essere coloro che emergono dalla grande tribolazione. Solo loro sono i vincitori che Dio desidera creare. Solo loro hanno un posto nel libro della vita dell'agnello. Loro hanno i requisiti per entrare nel Regno dei Cieli. Ha ragione. Noi nelle tre autonomie non rendiamo testimonianza, trasciniamo un'esistenza vergognosa. Manteniamo il nome del Signore Gesù e basta, non seguiamo Cristo. Ma ci aspettiamo che il Signore venga ad accoglierci nel Regno dei Cieli. È come sposarsi all'interno di un sogno, è una pia illusione. Sono d'accordo. Ascoltandovi mi domando se definite tutti coloro che credono nel Signore nelle tre autonomie dei codardi. Sì. Ma anche noi preghiamo il Signore, lo riconosciamo e leggiamo la Bibbia. Allora direste che siamo dei codardi? È vero. Giusto. Noi crediamo davvero nel Signore e la nostra adesione alle tre autonomie si fonda sulle parole di Paolo nella Bibbia. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori. Amen. Il Signore potrebbe condannarci come codardi? Ma come? Giusto. Lo penso. Come dobbiamo capire qual è davvero il significato dell'essere codardi. Non basta quello letterale e le regole vanno applicate con cautela. Giusto. C'è un fondamento per questo nella Bibbia? Giusto. Sì, bisogna capire questo. A quanto ricordo, c'è una frase nell'Apocalisse che fa riferimento ai codardi. Sì. Ve la leggerò ad alta voce. Leggila. Sì. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Le parole del Signore dicono molto chiaramente che non solo i codardi non entreranno nel Regno dei Cieli, ma che alla fine scenderanno nello stagno di fuoco e zolfo e subiranno la punizione eterna. Avete sentito? La punizione eterna.
Così. Dunque, cos'è in realtà un codardo? In realtà non lo so ancora. Ehi, fratello lì, forse puoi spiegarlo un altro po'? Sì, spiegaci per favore, ancora. Farlo. Va bene, parlerò di quanto ho compreso io. Bene. I codardi sono così. Primo, non osano seguire il Signore e riconoscerlo di fronte agli altri. Di certo questo giusto. È da codardi. Sì, sì, è giusto. Sì. Sì, sì. In secondo luogo, non osano diffondere il Vangelo e testimoniare Dio. Temono l'umiliazione o di essere incarcerati. Giusto. Un codardo è anche questo. Terzo, secondo la profezia del Signore, perché com'è il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che egli soffra molte cose e sia respinto da questa generazione. Possiamo dunque essere certi che il Signore, al suo ritorno, verrà perseguitato e abbandonato dalla sua generazione. Vero. Giusto. Se temiamo le persecuzioni e non osiamo accettare Cristo degli ultimi giorni, né seguire il Signore, se ci limitiamo a riconoscerlo nei nostri cuori, che significato ha? Io credo che chi rientra in una di queste descrizioni possa definirsi un codardo. Mm. Sì, è una discussione dettagliata. Presentata così è illuminante. Sì. Una persona codarda come questa, secondo voi sta seguendo la volontà di Dio? No. Una persona codarda come questa ha una testimonianza gloriosa e risonante. No, di certo. E una persona codarda come questa può entrare nel regno dei cieli? Certamente no. No, di certo. Non potrebbe. Sembra che la maggior parte di noi che crede nel Signore nelle tre autonomie sia codarda. Giusto. Fratello Lee, tu chiami codardo chi non osa riconoscere il nome del Signore al cospetto di altri, io lo condivido. Ma definire codardo chi non accetta il lampo da levante, non posso condividerlo. Amen alle parole di fratello Zhang. Fratello Zhang, il Signore Gesù dice chiaramente nella Bibbia: chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ecco cosa deduco dalle parole del Signore. Questo non si riferisce solo a noi che non riconosciamo il Signore al cospetto di altri, ma soprattutto a chi, durante gli ultimi giorni, dopo la venuta del Signore, teme le persecuzioni e non lo riconosce. Molti, nei circoli religiosi, ora sanno che il lampo da levante possiede la verità ed è la vera via, e che Dio Onnipotente è il ritorno del Signore Gesù. Ma poiché il PCC perseguita follemente il lampo da levante, non osano accettarlo. Non diresti che questo corrisponde a non accettare il Signore al cospetto di altri? Sì. Un individuo così non è un codardo. Già. È così, sì, lo è. Lo capisco chiaramente. Per entrare nel regno dei cieli dobbiamo rischiare le nostre vite. Il Signore Gesù non ha forse detto: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Amen. Amen. Anche se il PCC non ci perseguita, crediamo nel Signore delle tre autonomie. Non riusciremo ad accogliere il Signore e per questo non entreremo nel regno dei cieli. È come attingere l'acqua con un cesto, completamente vano. Sì, questo vuol dire praticare la fede in vano. Sì, certamente. È emerso che la nostra fede nel Signore nelle tre autonomie non ci porterà nel regno dei cieli. Sì. In Cina, chi crede in Cristo e segue l'agnello viene perseguitato. Sì. I codardi di certo non entreranno nel regno dei cieli. Come affronteremo la situazione? Se aspetteremo la caduta del PCC per credere in Cristo e seguire l'agnello, perderemo l'occasione di partecipare al banchetto ed essere resi perfetti. Dando un valore troppo alto alla nostra vita la perderemo. E arriveremo a perdere la benedizione dell'ingresso nel regno dei cieli. Giusto. Se vogliamo entrare nel regno dei cieli, dobbiamo rischiare la vita e seguire il Signore. Amen. Amen. È così. Forse è questo il significato di portare la croce per seguire il Signore. Mm. Sì. E come seguono Dio i membri del lampo da levante? Me lo chiedo anch'io.